Dani. Di nuovo in bocca al lupo, di nuovo in bocca al lupo. Facciamo scendere un'altra ospite. Ok. Testa, quindi il campo all'oro. Mettiamo a quel pallone, facciamo il salto al pubblico. Lascia passare Miki, non si lascia passare, calma! Thank you.
Non la buttare così, Arianna! Marco Rossi, allenatore del Tavagnacco. Il Tavagnacco si conferma una delle squadre più forti del campionato, in piena lotta per lo scudetto contro la Torres, però oggi a Napoli, Napoli molto rimaneggiato con diverse giovani, si è giocato la sua partita. Come ha visto questa squadra e come vede il prosieguo della stagione per il Tavagnacco? Ha visto un Napoli determinato nonostante le assenze che aveva, un po' se abbiamo messo del nostro effettivamente nei tre gol che abbiamo subito. E non abbiamo, diciamo che in tutto il campionato fino adesso avevamo subito 5 gol e questi 3 gol mi danno un pochino fastidio sinceramente, perché io desidero che la mia squadra dia sempre il massimo e sia sempre presente sul campo per 90 minuti. Questo non è successo nel primo tempo e anche in qualche situazione nel secondo tempo, quindi non sono per niente contento di questo, non del risultato perché poi dopo la fine mi sembra giusto e meritato, però per l'atteggiamento che abbiamo avuto in fase di non possesso. E comunque continua la rincorsa alla Torres per provare a strappare questo scudetto, resta quello l'obiettivo, pensate di riuscircela a fare? Come vede invece il Napoli nella lotta per la salvezza? Ma noi come obiettivo iniziale non era sicuramente quello di cercare di vincere lo scudetto, ci siamo trovati in questa parte e cerchiamo di fare sempre il massimo per centrare o provare a centrare, provare a dare fastidio alla Torres, che è molto meglio attrezzata forse di noi in tutti i reparti. Diciamo che il Napoli secondo me se recupera alcune giocatrici, secondo me ha le carte in tavola per riuscire perlomeno ad arrivare ai play out e poi giocarsene eventualmente lì, se non a riuscire, se poi dopo dovesse succedere di arrivare prime nelle prime 8 della classifica, vorrà dire che avrà fatto un miracolo. Corrado Sorrentino, oggi il Napoli ha fatto un'ottima figura contro il Tavagnacco, un risultato ampio, ma il Napoli ha segnato 3 gol alla seconda squadra in classifica che fino ad ora aveva subito solo 5 gol in tutta la stagione e soprattutto con tantissime ragazze in campo, altri 2 esordi, siamo arrivati a 17 esordi in Serie A e nonostante questo la squadra lotta sempre dall'inizio alla fine e fino al 90esimo continua a provare a segnare contro una delle squadre più forti. Sì, come hai detto tu, c'è stato l'ennesimo esordio di una squadra oggi composta per lo più da giovani della primavera, perché abbiamo avuto dei problemi che la società sta cercando di superare con l'integrazione con nuovi elementi. È una cosa che mi fa ben sperare, perché comunque anche le ragazze della primavera oggi erano 8 in campo più 4-5 in panchina. Hanno ben figurato, hanno lottato tanto, hanno corso fino al 90esimo, una cosa che ci fa ben sperare, perché come dicevi tu, fare 3 gol, sbagliare un rigore anche, che forse poteva cambiare qualcosina, anche alla fine del primo tempo andare sul 3-4, ci poteva dare un'iniezione di fiducia. Ripartiamo da quanto buono fatto in questa partita, sperando che
ecco, con l'arrivo di nuovi innesti la scalata alla salvezza possa essere più facile per noi. Due note tra le varie note liete nonostante il risultato, c'è Fabiana Colasuono che è arrivata subito, due gol, un rigore procurato, e Alessia Parnoffi, giovanissima in porta, che ha fatto diverse parate importanti, tra cui un rigore al 90esimo che ha permesso di non rendere il risultato più pesante. Sì, oggi anche il nostro portiere ha il braccio ingessato, purtroppo il nostro portiere titolare Radu non era disponibile, così come altre 8-9 giocatrici, chi per un motivo, chi per un altro, per lavoro, per studio o per altri motivi. E Alessia è stata chiamata in casa, ha fatto bene, è una ragazza di 14 anni, del 98-99, quindi non si poteva chiedere di più. E, ripeto, se questa prestazione va presa con ottimismo è una cosa che ci fa ben sperare per il futuro, perché ecco, fare, comunque hai detto tu, tre gol, sbagliare rigori contro la squadra fortissima, con tantissime nazionali, anche dal punto di vista anagrafico più grandi di noi, e dal punto di vista tecnico sapevamo che avevamo questo gap da colmare, quindi è una cosa che ci fa ben sperare.